Siamo figli della luce. La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. È piuttosto comune che le persone si definiscano secondo la loro realtà del momento. Chi è colpito dalla malattia dirà: sono ammalato. Pochi dicono: io sto bene, è il mio corpo che sta soffrendo. Chi ha uno stipendio modesto dice: sono povero. Solo la persona fuori dal comune dirà: anche se esteriormente vivo in povertà, sono ricco interiormente. Così, quando si tratta della loro crescita morale e spirituale, le persone di solito si identificano con le loro debolezze e i loro errori. Considerano quasi un segno di umiltà dire: sono un peccatore, mentre in realtà ciò significa che si identificano con il peccato, non con il potere dell'anima di trascendere ogni limitazione in Dio. I grandi maestri, Gesù Cristo compreso, hanno sempre messo in evidenza il potenziale divino dell'umanità. Per incoraggiarci, si rivolgono a noi come figli della luce, non dell'oscurità. La Bibbia, nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, ribadisce che la nostra vera casa non è il fango di questa terra, ma la luce del paradiso. Or nessuno è salito in cielo, ci dice, se non colui che è disceso dal cielo. Il passo continua dicendo, cioè il Figlio dell'uomo che è nel cielo. Sottolineando come con l'occhio della saggezza possiamo percepire che sebbene Gesù vivesse sulla terra, anche nella forma umana egli era cosciente della sua vera realtà nelle sfere celesti. La via per conoscere Dio è vivere nella coscienza divina e non lamentarsi delle proprie imperfezioni e della lontananza da Dio. Gesù ha detto: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. E la Bhagavad Gita afferma: chi cerca l'unione con il Signore lo troverà nel proprio cuore, ma chi, senza saggezza, lo cerca con motivazioni impure, per quanto si sforzi, non riuscirà a percepirlo. Se vuoi conoscere Dio, ha detto Paramahansa Yogananda, vivi nel pensiero che già lo possiedi. Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. Qualche tempo fa Swami aveva, quando abitava qui, ha avuto un problema di aritmia e di fibrillazione. E siamo stati dal cardiologo e il cardiologo ha detto: guarda, possiamo provare a rimettere il cuore nel giusto battito, in modo che possa riprendere il flusso normale. E proviamo. Siamo stati con Swami in ospedale, ha fatto questo intervento ed è andato bene. Ma è andato bene solo per poche settimane, è andato bene per 3 o 4 settimane. Poi il cuore ha ripreso la fibrillazione atriale come era prima. Siamo ritornati dal dottore in ospedale e gli ha detto: il secondo intervento non è un grande intervento, perché fanno solo con un'elettrostimolazione. E possiamo provare. Dobbiamo dare un pochino di più elettricità, però è l'ultima volta. Se non funziona, non si può più fare. Allora, con Swami, siamo stati in ospedale, a Perugia, e gli hanno dato una leggera sedazione, l'hanno messo nel letto, e vicino al letto c'era un signore che aveva qualche anno più di Swami. E questo signore aveva dei flebo sulle braccia, aveva le canule per l'ossigeno, e a malapena
poteva parlare perché era con gli occhi chiusi, era proprio, probabilmente aveva del dolore. Gli hanno dato la sedazione a Swami, è andato con la barella per l'intervento, dopo un quarto d'ora è ritornato e si è disteso sul letto. Dopo una mezz'ora circa, perché la sedazione era leggera, non era un'anestesia totale, è arrivato il dottore e Swami gli diceva: com'è andata? E il dottore ha detto: mi dispiace, non ha funzionato. Io ho provato, però non potevo insistere di più perché avrei rischiato di compromettere la funzionalità del cuore. E Swami, guardandolo con un gran sorriso, gli ha detto: grazie, ha fatto del suo meglio e non ha importanza, mi adatterò a vivere con il cuore così. In quel momento la persona vicina si è girata a guardare Swami, non ha detto niente, tutti e due poi si sono rimessi a dormire e dopo un paio d'ore Swami si è svegliato ed era pronto per andare a casa. In quel momento, prima di uscire dalla porta, è andato dalla persona e gli ha dato la mano e gli ha detto: buona fortuna. Questa persona ha preso la mano di Swami, anche se aveva i flevi, gliel'ha tirata vicina e gli ha detto: io prego molto Dio e prego per gli altri, sono sereno e vivo in pace. E Swami, guardandolo negli occhi, gli ha detto esattamente la stessa cosa. Gli ha detto: anch'io prego molto Dio, prego molto per gli altri, sono sereno e vivo in pace. E si sono tenuti per mano un 30 secondi, un minuto, non so. In quel momento, tra queste due persone che non si conoscevano, sono entrati in sintonia dell'anima. Il Swami uscito aveva una lacrima e il Signore aveva molte lacrime, ma si sono detti solo queste parole e poi sono andati. Anche in quel momento di difficoltà, che Swami ha visto che non c'era niente da fare per il cuore, lui sarebbe stato molto meglio, avrebbe potuto meditare molto più profondamente se il cuore batteva giusto, non ha detto una critica, non ha detto niente, ha ringraziato il medico, il chirurgo, e la persona vicina ha fatto altrettanto con Swami. Io non sapevo che cosa aveva la persona vicina, neanche Swami, però in quel momento è successo qualcosa di speciale. Si sono riconosciuti, io credo ad un certo livello, e sono riusciti a capire nel profondo quali sono i significati più elevati della loro vita. Swami lo sapeva già, ma ha trasmesso questa cosa anche a questa persona. E per me è stata un'esperienza semplice, ma veramente toccante, perché ho capito che non serviva a dire non sapete far niente, non funziona questo ospedale. No, non serve a niente tutte queste cose. Serve accettare quello che Dio ci manda in quel momento. E poi la vita di Swami ha continuato, è andato in India, ha fatto tante cose, non si è mai fermato. Però quello è stata una prova, secondo me, per far vedere all'altra persona che la vita deve essere vissuta pienamente, accettando tutto quello che ci arriva. Vi voglio raccontare una storia, che è una storia forse vera, forse no, ma per me è vera. In questo periodo, dopo che Gesù era stato crocifisso, un piccolo bambino, Zeri, è andato a casa di Gesù a cercare Gesù, perché suo padre stava male. Suo padre aveva una malattia e stava per lasciare il corpo. E cercava Gesù perché Gesù andasse a dare la benedizione a questa persona, al padre. E non l'ha trovato. E ha trovato il fratello di Gesù, Giacomo. E Giacomo era sempre un po' contrario a Gesù, perché Gesù faceva delle cose che le leggi dell'epoca non permettevano. Gesù predicava, viaggiava di sabato, faceva tante cose che erano un po' anomale per il modo di vivere di quell'epoca. E allora
Giacomo gli ha detto: ma guarda, mi dispiace, ma la settimana scorsa Gesù è stato crocifisso, non c'è più. E ci sono i suoi discepoli, ci sono... E Geri dice: non ha importanza, perché non vieni tu? E lui dice: non posso venire perché oggi è sabato e non posso camminare, non posso muovere, devo stare a casa, e la legge. Va bene, un po' rassegnato, il bambino stava andando via e gli dice: Gesù sarebbe venuto il sabato. E allora lui, pensando, dice: forse potrebbe essere l'occasione che posso fare anch'io qualcosa per mio fratello. E dice: guarda, vengo con te. E camminando per la strada, guardava la vita in un modo strano, si sentiva osservato e voleva cercare di fare compiacere il fratello. E per strada ha trovato una povera vecchia che stava morendo di sete, e lui aveva la borraccia con dell'acqua. Si è chinato e ha dato da bere a questa signora anziana. È andato avanti, c'era uno schiavo che stava portando un grande peso, e ha aiutato questo schiavo a portare il peso. E così ha fatto tante cose, fino a che è arrivato a casa di questa persona che stava, del papà di Geri che stava morendo, lo ha benedetto, è rimasto con lui là fino al momento del trapasso e ha aiutato nel funerale. Tornando indietro, tutti lo vedevano diverso, Giacomo. E quando è arrivato a casa gli chiedevano: ma che cosa è successo? Che cos'hai? E lui diceva: ho capito mio fratello, ho capito la sua resurrezione e ho capito che lui non è mai morto. Perché quando camminavo per strada e ho dato da bere a quella signora, la mano che mi ha preso la mano e la borraccia era la mano di mio fratello, di Gesù. E quando ho aiutato quello schiavo, quando lo schiavo mi ha guardato, il suo viso era il viso di Gesù. E quando sono andato ad aiutare questa persona a lasciare il corpo, era mio fratello, era il corpo di mio fratello, aveva il viso di mio fratello. E così ho aiutato lui. E ho capito che mio fratello non è morto. Ho capito che mio fratello è con noi ed è vivo. Dipende da noi come vediamo le cose. Questo è una cosa molto bella da capire, perché il nostro stato d'animo, la nostra volontà di voler percepire le cose, fa vedere, anche quando in un giorno è pieno di pioggia, vento e neve, ci fa vedere il sole, perché la nostra vita è tutta piena di sole, tutta piena di belle cose da vedere. E se ci sintonizziamo con il nostro maestro, ci sintonizziamo con i grandi maestri del nostro sentiero, con Gesù, con qualsiasi, li possiamo percepire come se fossero realmente qui con noi. Un giovane ha deciso di intraprendere la vita monastica, perché diceva: io voglio fare il monaco. E ha scelto un monastero molto rigido, dove, dopo aver accettato la regola, doveva stare in assoluto silenzio ed era permesso di parlare, di dire solo due parole ogni 5 anni. Niente. Ha scelto questa via, ha iniziato, e dopo 5 anni il priore andava da tutti i monaci ad ascoltare le due parole che potevano dire, finché è arrivato di fronte a questo giovane, un po' più vecchio perché hanno passati 5 anni, e gli ha chiesto: tutti gli altri parlavano di Dio, parlavano, cioè due parole, non è che potevano dire tante cose. E quando è arrivato davanti a lui, il giovane non sapeva cosa dire, la mente si è messa, e gli è venuta fuori la cosa che aveva più in mente: letto duro. 5 anni di sacrifici, di meditazione per dire letto duro. Vabbè,
Il priore è andato avanti, ascoltato. Passano altri 5 anni, il priore riva da tutti i monaci, arriva davanti a questo novizio, e di nuovo la stessa cosa. Cosa mi vuoi dire dopo 5 anni? Il priore pensava che qualcosa era cambiato. Allora lui riguarda il priore e dice, è in crisi completa, si vedeva, non sapeva, e gli è venuto fuori cibo cattivo. A questo punto il priore dice, vabbè, aspettiamo altri 5 anni, vediamo cosa succede. Dopo 5 anni, di nuovo la stessa storia, arriva davanti a questo giovane e il giovane gli dice, vado via. E il priore gli dice, capisco, da quando sei arrivato non hai fatto altro che lamentarti. Sono passati 15 anni e ha detto 6 parole. La nostra vita, quante volte diciamo, guardiamo solo la parte che non va bene? Molto spesso. Hanno fatto uno studio negli Stati Uniti, un'università, che noi utilizziamo nei nostri discorsi il 10% delle cose positive che ci succedono e il 90% delle cose negative che ci succedono. E hanno fatto un test anche sulle persone che seguono vie spirituali. Dopo pochissimi mesi, il 10% passa al 50%. Non al 15, al 50%. E dopo qualche anno, non hanno detto gli anni, di vita spirituale, di meditazione, di yoga, di, diciamo, lavorare, servire gli altri, le due cose si invertono. Il 90% delle nostre discussioni è fatta sulle cose positive e il 10% sulle cose negative. Questo ci fa riflettere. Non vi voglio dare, riflettete, perché è molto importante. Quando si entra nella negatività un pochino, forse bisogna correggere dall'altra parte. Ed è molto importante farlo. E questo test, che è stato fatto da laboratori scientifici studiando migliaia di persone, si sono accorti che queste persone vivono meglio, non si ammalano e sono punti di riferimento per gli altri. Questa è una cosa da considerare anche a livello scientifico. Noi che viviamo questa vita sappiamo queste cose, ma al di fuori di questo, di persone che sono normalissime, non sanno queste trasformazioni, io le chiamo anche incarnazioni nella stessa vita, che succedono seguendo un sentiero spirituale, seguendo una via spirituale. Ed è molto importante che succeda così. Vi voglio raccontare una storia recente che ho sentito di San Francesco. Uscendo dalla sua abitazione, San Francesco ha incontrato un frate che non avevo mai sentito il nome. Si chiamava frate Ginepro, che era un frate un po' anziano ed era semplicissimo, era buonissimo. E San Francesco gli dice, oggi sono solo, mi vuoi aiutare? Andiamo tra la gente e andiamo a predicare gli insegnamenti del Cristo. E frate Ginepro diceva, io vengo volentieri con te, però sono quasi analfabeta, non so scrivere, non so leggere, cosa potrei predicare? Vieni, vieni, non ti preoccupare, vieni. E così sono andati a predicare, hanno incontrato persone, hanno aiutato dei poveri, hanno giocato con i bambini, hanno fatto tante cose durante la giornata. Poi alla fine della giornata frate Ginepro gli chiede, allora, ma quando andiamo a predicare? E San Francesco lo guarda e dice, l'abbiamo fatto tutto il giorno, abbiamo predicato. E dice, ma non abbiamo fatto niente. Non è vero, dice, abbiamo predicato. E poi gli dice, se hai in tasca del profumo del muschio, non serve raccontarlo a tutti che ce l'hai. Il profumo parlerà per te. E la predica più grande sei tu e il tuo comportamento, che è la predica più bella. Il modo in cui tu ti proponi agli altri è la predica più bella. Non serve parlare. E questo è un insegnamento molto profondo
perché ci fa capire che il modo che noi viviamo è un riferimento per gli altri, è un esempio, è un modo per far capire, e non serve dire tante cose, uno sguardo, un sorriso, un'aura che ci viene attorno quando siamo nella retta via, quella parla più di tutte le parole che possiamo dire. Ed è molto importante che noi riusciamo a entrare in questa sintonia dove le parole non sono più necessarie. Tutto il resto è necessario. Uno sguardo, un aiuto, una mano. Questo parla molto di più. E San Francesco non ha scritto molte cose nella sua vita, però il suo esempio, la sua devozione è ancora vivo dopo tutti questi anni. E anche per il maestro San Francesco era il suo santo patrono. E ci sarà un motivo. Non tante chiacchiere, non tante parole. Importante vedere tutto positivo. Lui chiamava anche le cose, fratello gelo lo chiamava, quando faceva molto freddo. Abbracciava tutto, tutto quello che gli veniva. Sono stato, l'ultima volta che sono stato a visitare mia madre mi ha chiesto, io non vado volentieri in cimitero, però mia madre mi ha chiesto di accompagnarla. E quando sono andato in cimitero, mia madre si è messa a pulire un po', a mettere a posto i fiori sulla tomba di mio padre, e ho pensato una cosa interessante. C'era la data di nascita, 1929, e la data della morte, 2007. E che cosa era successo tra queste due cose? C'era solo un piccolo trattino in mezzo. E c'è possibile che tutta la vita di mio padre sia solo quel piccolo trattino lì? E così mi sono messo a riflettere un pochino tra me e me, e lo condivido con voi, perché era un pensiero molto interessante. Quante persone c'erano in cimiteri e quanti trattini c'erano? Tutti avevano il trattino. Un po' più lungo, un po' più corto, ma tutti avevano il trattino. E dico, ma è possibile che tutta sta gente, decine di migliaia di persone, e tutti questi trattini, tutta la loro vita che valeva non molto. Effettivamente è così. Non c'è tanto da dire, perché alla fine io mi ricordo qualcosa di mio padre, mia madre si ricorda un po' di più di mio padre, i miei figli si ricorderanno molto meno di mio padre, e poi più niente. Però c'è un lungo trattino da qualche parte, e mi sono messo a ridere quando pensavo a questo. C'è un lungo trattino e lì ci sono scritte tutto, tutte le cose, tutto di tutti. E ci sono alcune cose che finiscono con noi e altre cose che non finiscono con noi, altre cose che proseguono per l'eternità. E dipende da noi quanto vogliamo fare della nostra vita un bel trattino o un piccolo trattino, perché ci sono delle cose che ci seguono vita dopo vita, le belle esperienze, la parte profonda che è in noi ci segue anche nelle vite future. E tutte le altre cose saranno perse, cancellate. E nessuno saprà niente, ma non sono neanche cose importanti da sapere, per cui non è necessario che nessuno le sappia. Però le cose belle sono nostre, rimarranno con noi per l'eternità. E la nostra individualità, diceva Yogananda, sarà tua per sempre. E questo è molto, molto bello. Pensiamo a quello che facciamo, pensiamo a quali sono le cose che ci seguono per sempre, e soprattutto dobbiamo avere il coraggio di farle. Viviamo in un mondo dove c'è un grande fiume in piena che sta andando in una direzione che nessuno vuole andare. Abbiamo due scelte. La prima scelta è quella di aggrapparci sulle rive di questo fiume in piena che ci sta trascinando via. Ci farà morire di stanchezza, ci farà soffrire perché non riusciremo a tenerlo, a tenere il nostro corpo, la nostra mente, la nostra energia, e questo fiume continuerà a scorrere. Oppure abbiamo l'altra scelta, seguire questo nuovo fiume. Un fiume fatto di cambiamento, un fiume fatto di fratellanza, un fiume fatto di
pace, di serenità, fatta di Dio, della nostra vita, deve essere Lui avere il primo posto. Yogananda diceva: fate aspettare tutto, ma non fate aspettare Dio. E Lui aspetta, purtroppo aspetta sempre. E i nostri momenti in cui pensiamo a Lui sono pochi. Ma anche se sono pochi, cerchiamo di dare tutto noi stessi per quel momento. E quel momento di contatto con Dio, di percezione dell'infinito, della sua gloria dentro di noi, ci farà trasformare per sempre. Leggiamo troppe cose brutte e quelle andranno via. Le cose belle rimarranno con noi per sempre. E vi voglio raccontare un'altra storia di un'asta. Ogni tanto fanno le aste per vendere delle cose. Questo era un'asta di strumenti musicali. Quando a un certo punto hanno venduto diversi strumenti più o meno belli, è arrivato il momento di vendere un vecchio violino. Hanno aperto il contenitore, il battitore d'asta ha aperto questo violino, era bello, di buona fattura, era scrostato un po', si vedeva che era anzianotto, però era di buona fattura. Non era un pezzo interessantissimo. E lo ha alzato, ha detto: partiamo con un prezzo abbastanza basso di questo violino, 100 euro. Dopo un po', uno diceva 101, un altro diceva 102. Non c'è nessuno che vuole offrire di più. In quel momento, nella stanza, si alza un vecchio signore con i capelli bianchi, con la barba, si mette a camminare, arriva vicino al battitore d'asta, senza dire una parola prende il violino, lo guarda, tira fuori l'archetto, lo accorda, lo mette a posto, poi comincia a suonare. Una musica meravigliosa, una musica divina. Nessuno parlava più. Il battitore d'asta si era seduto ad ascoltare questa musica. E ha suonato per un po', poi ha rimesso il violino sul tavolo ed è ritornato al suo posto. Silenzio completo in sala. Il battitore diceva: cosa volete offrire per questo violino? Allora uno alza: 1000, 2000, 5000. Che cosa aveva fatto cambiare il valore di questo violino? Il tocco del maestro. Il maestro aveva accordato il violino e lo aveva fatto suonare. Yogananda ci sta accordando, giorno dopo giorno, meditazione dopo meditazione, e ci sta facendo suonare, perché vuole che suoniamo, la musica più bella che esista. Solo in quel modo riusciremo a diventare figli della luce. Non dobbiamo guardare la negatività, dobbiamo guardare l'esempio dei grandi maestri che giorno dopo giorno i loro insegnamenti entrano in noi, non perché li pratichiamo, ma perché li viviamo e perché siamo sostenuti da tante persone che vogliono cambiare. Questo è arrivato il momento della trasformazione. E se vogliamo essere figli della luce, come in questa scrittura, dobbiamo lasciarci accordare. Non è sempre facile, qualche volta è doloroso, anzi è sempre doloroso il cambiamento. Dobbiamo però avere pazienza, e se siamo in sintonia con loro diventeremo dei figli della luce molto presto. Il mio augurio per questa settimana è: cerchiamo di sintonizzarci con il nostro maestro e di vivere nel modo più elevato. Non leggiamo, non guardiamo tante cose negative, ce ne sono anche troppe e non finiranno mai, ce ne saranno sempre. Le cose belle ce ne sono molte, viviamole, facciamole diventare parte di noi stessi e noi diventeremo strumenti di questi maestri per il cambiamento che il mondo ha bisogno. Buona domenica.